L'avevano annunciato e così è stato. I tassisti sono scesi di nuovo in piazza. A Roma è stato indetto un sit-in di protesta a Piazza Venezia. Tra i conducenti delle auto bianche in dissenso, presenti anche le parti sociali che hanno partecipato all'incontro con il ministro Delrio. Anche l'ultimo tentativo da parte del governo pare non sia servito a sbloccare la vertenza. Infatti, la proposta presentata dal Ministero dei Trasporti per cercare di regolamentare le auto a noleggio con conducente e taxi non ha soddisfatto le aspettative. E infatti ieri la trattativa si è arenata proprio su questo, sulla totale mancanza di garanzie. Quello che ci ha presentato il ministro Delrio è un punto di partenza, non può essere il punto d'arrivo, ci sono alcune cose che dobbiamo rivedere ma sono determinanti. Oggi questa protesta è per scongiurare l'ingresso del caporalato tecnologico nei due settori che sono TPL non di linea, taxi e NCC. Ci ha proposto una bozza di decreto attuativo che di fatto andrebbe comunque a variare la nostra legge di riferimento. Questa bozza al primo impatto è sembrata positiva, poi analizzandola un po' nel dettaglio abbiamo notato che ci sono forti criticità che andrebbero comunque riviste. Le richieste della categoria taxi sono chiare. Non vogliamo che siano altri a decidere tariffe e modalità di servizio, perché questo diventerebbe lo snaturamento totale dell'avventura. Ma sicuramente noi vogliamo garanzie innanzitutto per quanto riguarda il controllo sull'abusivismo di settore. Vogliamo la garanzia che non finisca di fatto il servizio pubblico. I tassisti hanno tutte le intenzioni di continuare ad alzare la voce fino al raggiungimento di un accordo chiaro con il governo. Lo sciopero continuerà nei termini previsti dalla legge vigente. Ripeto, vedremo, perché questa, se non ci danno comunque la dovuta garanzia politica, la protesta sicuramente continuerà. A questo punto la protesta noi riteniamo sia legittima e siamo molto contenti della riuscita e del fatto che tutte le organizzazioni sono presenti oggi alla protesta. Intanto ancora disagio e caos in città, alla vigilia della grande manifestazione di sabato che metterà in ginocchio per l'ennesima volta la capitale.